Questo nuovo IGP è un nuovo disciplinare, diciamo una nuova certificazione che è nata, cioè la prima campagna di raccolta è stata quella del 2021-2022, quindi questo olio è il primo uscito. Abbiamo puntato su questa tipologia di certificazione proprio per far conoscere l'olio della nostra regione anche a livello internazionale, perché il nome di Roma, l'olio di Roma, ovviamente speriamo che abbia un appeal anche a livello internazionale, un po' quello che è stato fatto già in passato per altre regioni, e nel Lazio diciamo mancava una certificazione che raccoglie un po' tutto il territorio. Le cultivar sono quelle tipiche del territorio laziale, nel nostro in modo particolare è principalmente la cultivar caninese, che è anche la stessa cultivar utilizzata anche nella DOP Tuscia.